L'odierna attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nasce da acquisizioni info-investigative dell'Arma dei Carabinieri, che vedono su Via Francia una fiorente piazza di spaccio. Grazie ad attività tecniche e attività di osservazione, si è riuscita a divenire a due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, associazioni gestite da componenti di nucleo familiare. La particolarità di questa attività è che le donne di questi nuclei familiari gestivano sia l'occultamento della sostanza stupefacente che la contabilità. Insospettiti per i numerosi rinvenimenti di sostanza stupefacente, gli odierni indagati hanno cercato di distruggere apparecchiature di captazione audio-video, dando fuoco alla boscaglia presente davanti al complesso popolare di Via Francia.